Alla fine dell'era Sengoku, scontri continui martoriavano il Giappone. Il fuoco della guerra divampava, infuriando fin nel cuore dei monti, nella terra di Ashina. Spadaccino, Ashina Ishin, prese il potere con la forza. Ehi, randagio. Non hai più niente da perdere. Oh. Intrigante. Vieni con me, lupo affamato. Un giovane lupo fu raccolto sul campo di battaglia. Si allenò senza sosta e infatti diventò un maestro shinobi. Non scordare mai i codici degli shinobi. Seguirai sempre la mia parola di padre. E poi seguirai quella del tuo signore. Da oggi, il tuo signore sarà lui. Difendilo con la vita. Se dovesse mai essere preso, riportalo indietro ad ogni costo. Capisci? Vero lupo? Circa 20 anni dopo il colpo di stato di Ishin, il clan Ashina era sull'orlo del collasso. E lo shinobi, noto come il lupo, aveva perso tutto. L'uomo che lo aveva accolto e il ragazzo che aveva giurato di proteggere. Shinobi, apri gli occhi per il bene del tuo signore.
lo shinobi in fondo al pozzo. Non l'abbiamo incatenato né legato in nessun modo. La cosa non vi preoccupa? Per nulla. Non solo è disarmato, ha perso ogni volontà di vivere. È solo un codardo. Non merita la nostra attenzione. Oggi la luna splende luminosa sulla torre della luna. Forse l'erede divino approfitterà di quella luce per leggere. Forse, ma incarcerare un bambino... Poveretto, mi fa pena. Davvero? Ma Lord Genichiro avrà di certo le sue ragioni. La porta della Torre della Luna è chiusa, vero? Hai controllato? È chiusa senz'altro, ma nessuno ha riparato il buco nel muro. Quello? Non ti preoccupare. Da sull'orlo del precipizio. Nessuno può entrare da lì. Hai fatto bene a venire. È passato troppo tempo, Lupo. Sono qui per liberarvi, mio signore. Beh, allora... Alza la testa. Kusabimaru, la tua spada. Buon Shinobi. Secondo il patto di fedeltà con il tuo signore, dedicherai la tua vita a servirmi. Come ordinate. Lupo fedele, vedo che sei ferito. Ho qualcosa che potrebbe aiutarti. Una fiaschetta speciale con delle acque medicinali. Usala per curare le tue ferite. Mio sire. Dunque, sei stato ferito gravemente. In seguito. In seguito a cosa? Non ricordi quella notte? No. No, ne parleremo più tardi. Ora, dobbiamo fuggire dal castello Ashina. Come volete. C'è un passaggio segreto sotto il ponte del fossato che ci porterà fuori dal castello. Lord Ishin me ne ha parlato una volta. Ti chiedo di trovare quel passaggio segreto. Dopo averlo trovato... Dammi un segnale con un fischio. Sai, come eri solito fare tanto tempo fa. Ti raggiungerò appena lo sento.
Hai presente il passaggio segreto in fondo al fossato, sotto questo ponte? Ci hanno ordinato di sorvegliarlo. Stanno rinforzando la sicurezza. La guerra ormai è alle porte. Lupo, l'hai trovato. Ora andiamocene da questo posto. Sì, Sire. E pensare che questo è l'unico modo. Sfuggire a quella linea di sangue è l'unica soluzione. Dove andremo quando saremo lontani dal castello? Suppongo che la prima cosa da fare sia varcare il confine di Ascina. O forse dovremmo nasconderci. Tu cosa faresti? Qualunque cosa desideriate. Qualunque cosa io desideri. Questo è il lupo che conosco. Sire? Oh, nulla. Stavo solo ricordando. Andiamo allora. L'erede divino. Non ci incontriamo dal funerale di tuo zio. Lord Genichiro. Io... Grazie. Lasciate fare a me. E così il nobile Shinobi si mette sul nostro cammino. Sei davanti a Genichiro Ashina. Tutto qui quello che sa fare uno shinobi. L'erede divino verrà con me.
Cos'è questo? Vedo che ti sei svegliato. Pare che la morte non sia il tuo fato, almeno per ora. Vedi quel Buddha dal volto gentile? Quello non è mio. È stato intagliato dal vero scultore. Quando un uomo deve affrontare ciò che ha dentro, può tornare utile. Affrontare ciò che ha dentro di lui? Rabbia, tristezza. O forse ricordi di tempi andati, cose simili. Qual è il tuo nome? I tuoi occhi, gli occhi di un lupo che ha fallito nei suoi doveri. O così mi appaiono. Non è un tuo problema. Parli come un vero shinobi. Devo scolpire Buddha. Tu fai quello che vuoi. Come sono arrivato qua? Ti ho soltanto trascinato qui. Non sapevo nemmeno se stessi trascinando un cadavere. Non potevo lasciarti in pasto ai cani selvatici. Per quanto ho dormito? È passato del tempo da quando ti ho trovato. Capisco. Comunque, il tuo signore è ancora vivo. È prigioniero al castello Ashina. Presto sfrutteranno il suo sangue. Così, a occhio, mi sembri uno che apprezza il suo valore. Cosa intendevi quando hai detto che avrebbero sfruttato il suo sangue? Non so molto sul suo conto, se non che il retaggio del drago. È un tipo particolare di sangue a portare quel nome, e quel sangue scorre nelle vene del tuo signore. Quindi l'erede divino? Qualcuno lo sta cercando. Forse le stranezze che stanno succedendo al tuo corpo c'entrano qualcosa. Il mio braccio. Cosa mi hai fatto? La protesi shinobi. È così che chiamo una zanna adatta a un lupo con un braccio solo. Inutile per scolpire un Buddha, però. Puoi tenerla tu. Protesi shinobi? Non è un semplice ricambio per il braccio che hai perso. Vieni da me, se trovi degli strumenti da shinobi. Strumenti shinobi? Capisco. Per questo dispositivo. Capisci in fretta. Se mi porti degli strumenti da shinobi, troverò il modo di adattarli alla tua protesi. Così imparerai ad apprezzarla. Ho detto troppo. Ora va.